progetto è stato, diciamo, preso in corsa dallo spirito nuovo, diciamo, di collaborazione che siamo riusciti a costruire con il contraente generale, con la prossima Metro C e con Roma Metropolitana, e che abbiamo reso attuativo quello che era stato disegnato come un accordo di studio inizialmente tra l'Università di Roma La Sapienza, la Soprintendenza e i realizzatori della Metropolitana, a fronte di una cosa eccezionale, cioè di un ritrovamento che, come sta avvenendo adesso per la stazione di Ambaradanna, di cui l'assessore Meleo è ben informata, si è verificato nel corso di questo scavo. E qui forse però la dottoressa Rea può dirle in due parole l'eccezionalità di questo ritrovamento, che poi troverà narrato tutto l'ambito della stazione. L'eccezionalità è stato esplorare 30 metri di depositi archeologici che raccontano l'intera storia di questo quartiere dall'età contemporanea, quindi da quando è nato questo quartiere, dalla fine dell'Ottocento, fino al Novecento, fino a prima che l'uomo apparisse sulla scena del paesaggio, e quindi racconta tutte le trasformazioni e gli usi che ha subito questa porzione del territorio nel corso dei secoli. E i cittadini che usufruiranno di questa metropolitana faranno grandi scoperte. Diciamo che l'occasione è stata quella di realizzare una possibilità, un registro di lettura a vari livelli di questa cosa, nel senso che il viaggiatore frettoloso vedrà solo una bella stazione piena di cose antiche, e chi magari invece vorrà essere a tardare senza perdere il treno, insomma, le informazioni che considerano le tra l'altro quello che la dottoressa Rea le ha appena detto, cioè la storia di questo pezzo di città attraverso le testimonianze che sono state ritrovate dall'età moderna, che diciamo parzialmente raccontata a questa quota, fino a questo episodio straordinario dell'azienda agricola che è stata rinvenuta del primo secolo d.C., rinvenuta alla quota del piano corrispondenze, del piano atrio, che è quello che a cui stiamo scendendo, e che è una cosa assolutamente straordinaria, perché è stato ritrovato l'impianto di irrigazione, i filari delle piante di pesco che erano state impiantate e poi tagliate. Di pesco, perché era un'azienda che produceva beni di lusso, pensi un po', allora, e quindi con un impianto di irrigazione sofisticatissimo che è comparabile con quelli di oggi, e un impianto anche di tipo vivaistico, per cui adesso vedrà c'è una vetrina che raccoglie tutti questi vasetti con i buchi dove facevano le talee per propagare le piante di pesco. È una cosa di una sofisticazione, vorrei dire tecnologica, insomma, diciamo, dove le tecniche agricole sono portate a un livello di impensabile, assolutamente confrontabile con il presente. Ecco, qui quello che vede sulle parete, poi un po' spiegato sopra, ma adesso per esigenze, è il cosiddetto stratigrafo. Noi abbiamo questa linea che ci colloca nel tempo e che ci racconta, questa è la quota a cui noi siamo oggi. Ecco, quelli sono i vasetti per le talee, che sono stati ritrovati così intatti come erano e dove erano, vicino a un forcone che è assolutamente uguale a quelli che si usano oggi. È una così testimonianza dell'idea che il tempo dell'agricoltura è un tempo di lunga durata, dove i mutamenti avvengono su uno spazio di tempo millenario. Certo, questo era un terreno agricolo proprio perché era stato del fiume, cioè l'acqua grande, quindi era quello del fiume che aveva fatto. E considerate che questa terra agricola, che è arrivata circa un secolo e ha avuto anche molti fondi per il suo allestimento, è molto più grande della stazione, cioè noi non l'abbiamo trovata tutta, già la stazione è molto grande, ma l'azienda si estende verso Piazzale Appio, Sotto i Palazzi,
Ma dalle fonti non si riesce a sapere no, di chi potesse... No, perché siamo troppo profondi, non abbiamo iscrizioni, non abbiamo nessun elemento per individuare il o i proprietari. Ecco, la pesca quindi è diventato l'elemento, no? Sono proprio pesche, ci sono addirittura i noccioli esposti. Ah, i noccioli, sì, 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 abbiamo trovato i noccioli, sì, sì. Abbiamo trovato anche qua abbiamo messo, arrivano le pesche, quindi sono il primo impianto di agricolo di questa cultura a Roma. È arrivata dalla Persia, sono dispersi per casi, sì, sì. Li avete ritrovato proprio i noccioli? Adesso li vedrà. Quando l'azienda fu abbandonata abbiamo fatto fare delle analisi su questi alberi ed è il risultato appunto che sono pesche. Sì. Si sono mantenuti benissimo perché il terreno è molto umido, quindi con tutti i manufatti in legno si sono mantenuti perfettamente, ma addirittura altri cestini. Qui invece i reperti che sono messi sono quelli che avete trovato nella collezione del muro, no? Sì, sono quelli riutilizzati nei muri del 500. Qua siamo ancora a una quota tarda, diciamo, in cui c'è il reimpiego dei pezzi architettonici e scultori della romanità, ma trovati nelle murature degli edifici medievali. Adesso scendiamo ancora e troveremo. Facciamo un altro no, però come dire, come quello che noi abbiamo fatto per Chioggia, per... Sì, ma la cosa che a noi ci rende orgogliosi è che questa stazione, prima ancora di essere una stazione colta, è una stazione bella. Luminosa. Sono state pensate queste vetrine. Sì, abbiamo cercato di rendere semplice la lettura, anche per chi frettolosamente frequenta, però secondo me negoziare questo pezzo a pezzo. Ci sono delle aspettative in inglese, però le fondamentali le abbiamo presentate. Ecco, queste che vediamo a terra sono le tracce delle canalette dell'irrigazione, della vasca che è stata trovata. E qui è quello che le dicevo prima, Sindaco, la straordinaria evoluzione tecnologica di questo impianto di irrigazione, che è fatto in parte a scorrimento, cioè attraverso queste specie di tegoli di tufo. Ma la cosa più straordinaria è questa, è l'impianto di impressione, nelle parti in cui correva impressione. E addirittura in questo caso una presa, diciamo, impressione fatta col piombo, hanno bucato il famoso tubulo. Piombo degli acquedotti romani, no? E vede la perfezione del lavoro di questi, le giunture di questi singoli pezzi, erano tali che con l'uso di una malta speciale idraulica si sigillava e funzionava come un tubo moderno. Cioè questa, dal punto di vista idraulico. Non è cambiato nulla. Ecco. Però è anche importante vedere che poi nella sistemazione architettonica che abbiamo voluto dare a questi reperti si è cercato anche di dare un'idea di bellezza a questo allestimento, quindi merito degli architetti. L'università della L'Università di Roma La Sapienza e mai il termine è stato più adeguato, perché c'è stato un apporto veramente di sapienza architettonica su questa cosa, per consentire, come dicevo prima, una lettura a più registri di questa stazione. Chi la attraverserà di corsa, come forse la maggior parte delle persone, vedrà semplicemente la bellezza di questo luogo. Chi invece si vorrà approfondire avrà la possibilità di farlo attraverso la lettura di tutte le didascalie, il corredo. Ci saranno anche degli schermi che oggi non sono ancora attivi, ma che racconteranno questa vicenda. Prego. Cosa possiamo dire? No? Più di quello che ha detto allora, diciamo,
sovrintendente. Dell'irrigazione dei campi, questo c'è un onore, sì. Veniva fuori con le spruzze, non giravano, diciamo fateci vedere il drenaggio, che è la cosa è un sistema molto interessante, non sono anfore da guardare in quanto tali come reperti, ma è proprio un sistema di drenaggio, sono anfore di recupero che servono per bonificare il terreno. È un lavoro idraulico a tutti gli effetti questo, quindi sono sofisticazione a rendere più asciutto e praticabile il terreno. Quindi appunto sono oggetti di recupero anche questi. Perché qui, il tema dell'acqua, come penso sia già stato accennato, è un tema, diciamo, un filo conduttore che appunto attraversa questo luogo dal pleistocenico fino a qualche anno fa. E quindi questo fino alla costruzione moderna. E intorno a quest'acqua c'è una storia, una narrazione che è fatta anche di reperti, Ah, poi bisogna vedere i pezzi piccoli che sono la cosa più straordinaria. E ognuno di questi frammenti è, come dire, può stimolare un pensiero sulla vita di quel tempo, perché appunto sono materiali molto eterogenei che parlano della vita del tempo passato, vita quotidiana, sì, dalla pesca. Non si racconta solo la storia, ma delle storie. Andiamo alle pezzi. Storie di vita, sì. Storie di uso. Diciamo, l'altro deve pensare che era la plastica dell'attività, una cosa di cui non si sapeva proprio che fare, bisognava smaltire. E quindi si trovavano, come oggi per gli oggetti appunto che hanno perso il loro uso originario, si trovava una seconda funzione. Ecco, quindi che venivano rotte, disposte così per fare queste condotte di drenaggio sotto i terreni coltivati per portare via l'acqua. Okay. Là ci stanno queste cose meravigliose, incredibili. Laggiù in fondo mi sono perso una tega, diciamo, piuttosto singolare, perché è una tega che, diciamo, espone materiali organici che sono stati ritrovati. I famosi noccioli di pesca sono lì. Mentre invece qui, ecco, questa ognuna di queste ha... Un massone dell'antichità che aveva il suo compasso. Sì, esatto, questi sono materiali in ricalco. E poi a seguire, appunto, ognuna di queste tre che ha un suo tema, sostanzialmente, sì, indicato da un'intensa. Era la vita quotidiana di questo luogo. A questo livello, però. Questo è interessante. Contemporaneo all'uso... Anche le frecce. Ma un anno, per quell'anno... La caccia pesca. Sì, è questo che cerchiamo di richiamare al pubblico, perché è oggetto di reinterre, demolizioni, rasature di terreno che lo hanno reso omogeneo, ma era un luogo molto molto attivato. Devo dire che è sempre molto suggestivo anche immaginare quella suola di una scarpa in cuoio che abbiamo ritrovato nell'azienda, anche quella, quindi evidentemente le producevano sul posto per il consumo locale, campo di damigiana. E questi sono addirittura dei bastoncini di legno che si sono coperti dalle pianticelle. Facciamo bene. Eh sì, si aderisce. Anche il sole. Si legavano le pianticelle, questi sono intrecciati. Tutto intrecciato. Questo è grazie al terreno che era impregnato di umidità e quindi ha conservato sia il legno che tutto il resto del materiale organico. Andiamo avanti, ce ne sono altre ancora più suggestive forse. Ma appunto ognuna di loro ha la sua noi ci siamo permessi di, diciamo, di citare l'anello col sigillo, forse merita anche questo di essere visto. Queste sono monete sempre ritrovate qui. Sì, grazie. Ma qua vedrà di più, perché c'è un anello, c'è un altro dispositivo suggestivo, deve venire ottiche, qui vediamo. C'è una gemma di 7 mm che viene incastonata dentro un anellino. Bellissimo. E allora per attrarre l'attenzione abbiamo immaginato questa lente che diciamo attira lo sguardo.
mentre invece gli architetti hanno realizzato una lessimetrica del tutto originale. Sono le chiavi? Questi sono tutti elementi esatto di sì, serrature, ferramenta varie, serrature di casse. Tutto trovato qui. Così come questi reperti che invece sono su parapetti delle discenderie, sono tutti materiali scultorei, diciamo, che hanno una componente scultorea, cioè, per cui sì. Adesso li vedremo anche sia lì, vederli, ma anche più anche delle tranche di colore che si sono conservate. Queste sono lucerne e poi tutta una serie di materiali che sono stati messi in mostra non tanto per la loro, diciamo, qualità, ma per il tema del bollo, che è un altro elemento tipico dell'antichità, che segnalava e caratterizzava le anfore per i trasporti, ma anche i materiali, diciamo, di costruzione che avevano. Questa è un tegolone che ha appunto un bollo. Dobbiamo scendere ancora nel tempo. Ok, allora sbrighiamoci. C'è questa teca che è molto bella, c'è l'antefissa che forse merita di essere un attimo vista al volo. Questa è una teca in cui sono tutti i materiali laterizi caratterizzati da questo bollo TL, di cui non sappiamo molto. No, quindi qui abbiamo datato questo bollo, perché erano conosciuti ma scavati nell'Ottocento, quindi non si sapeva bene. Quindi sappiamo che adesso è di questa fase datate, storica. Sì, sono del primo secolo. E queste sono le antefisse, appunto. Questa è una sì, sì. E però il suo fascino anche questa. Poi è interessante il fatto che c'è questa T che poi diventa una L, sì, che è proprio sì, l'immaginazione del logo. Il logo. Vero, esatto, proprio, esatto, come sì, oggi. Sì, no, non ci siamo inventati noi, diciamo, come al solito. Anzi, forse abbiamo dimenticato. Sì, scendiamo. Giù in banchina c'è il Resistente, cioè l'uomo non esiste. Prosegue la narrazione di qua. Le pareti sono state rivestite con pannelli su cui è riprodotta la vegetazione dell'epoca. E tra la vegetazione fa capolino un elefante. Abbiamo anche dei tempi abbastanza per noi serrati, ma questa cosa è stata nei tempi biblici della metropolitana, questa, la realizzazione di questa stazione è stata fatta in extremis, quindi con tempi serratissimi. L'idea è quella che siano tutte cose impraticabili, nel senso che le scalette delle linee, i supporti multimediali. Questo cronogramma, diciamo. Sì, la discesa o la salita nella storia. Qui siamo a piano. Diciamo una stazione narrante, diciamo. Qui siamo al piano treni, i treni sono in quelli automatici. E qua siamo nella preistoria, cioè siamo scesi prima dell'uomo. Thank you.
per i turisti che potranno mai arrivare in centro, questa è una parte molto centrale della città, anticipare una parte dei musei che poi vedranno in superficie. Ognuna sarà diversa dall'altra, proprio perché racconteranno ciascuna la storia dell'uomo. Non si può salire con l'ascensore. Se volessi l'ascensore io accompagno, però non so. Si può salire con l'ascensore. Ha detto di no, come volete? Come no? Come preferisci? Piedi, ascensore, va bene. Allora, a piedi, andiamo. Siamo qua. Ci vediamo ancora. Sì. A ritroppo adesso. Un altro ripasso, questa è una specie di storia obbligatoria, abbiamo dimenticato su Napoli, c'era un altro obbligatorio, una metropolitana di Napoli. Ci sembrava molto assurdo non recuperare il valore di questa città, ma è un problema molto spesso, ma è un valore, è un'opportunità. Abbiamo tentato di tradurla in opportunità. E diciamo che è solo l'inizio, perché poi ci sono le stazioni di Ambaradam, la stazione di Torre Imperiali, che dovranno, se possibile, eguagliare e superare. I fori imperiali. Compagna in questo percorso. Nel 14 ci siamo. Eh sì. Aspetta, quest'ultima. Eravamo meno 27. Manca poco, sì. Ecco, manca poco. Ci farà bene. E poi quelle informazioni lì sono informazioni invece del luogo, topiche. Queste che sono per segnalare. Questo luogo nel tempo, mentre a sinistra ci sono informazioni che parlano della città di Roma, dei grandi cambiamenti infrastrutturali, a destra c'è quello che avviene in questa epoca qui, quindi è un rapporto tra la città, la linea in particolare, e il luogo, quindi c'è questa doppia lettura di nome. Abbiamo fatto un giro veloce. Sì, abbiamo fatto un giro veloce, anche diciamo un po' ovviamente complicato. Poi ci sarà, adesso ci avete una zona nell'atrio che dovrebbe essere introduttiva, e quindi spiega, fornisce una serie di chiavi per comprendere, esatto, quello che si può trovare. Saranno una serie di monitor che quindi possono essere anche implementati, cambiati nel corso del tempo, e anche orientando la comunicazione, che è un'altra questione che ci preoccupa molto, cioè più che il solito pannello, che ripeto non legge nessuno nei musei, vediamoci nella stazione metropolitana, probabilmente alcune immagini, alcuni concetti essenziali riescono ad arrivare. La narrazione prosegue, qui siamo nello strato moderno, e questi sono tutti reperti, reperto riciclato, perché appunto il tema è quello, è il riuso della materia. Leggermente laterale. Questi sono tutti oggetti di epoca imperiale, antica, eccetera, che sono stati riciclati all'interno di strutture murarie moderne. Esatto. E qui sono gli allestiti per restituire in qualche modo il carattere anche del nuovo. In attesa di far funzionare i media, diciamo, c'è un'anticipazione di quello che la storia del cavolo.
queste culture. Anche sculture, sì, in questo strato. Ma la conformità di questo scavo, che era uno scavo parlante, perché non di trovare questa. Nei monti c'è una costruzione di un argomento della costruire con l'acqua questo paesaggio, il sollevamento dell'acqua per le canalette che abbiamo visto di sotto, e poi la vasca, la grande vasca di accumulo. Ma questa vasca veniva alimentata dall'acquedotto? No, dal fiume. Dal fiume, dal fiume. Dal fiume. Ma c'è sempre stata l'acqua. Delle ruote idrauliche. Questa dov'è? Questa vasca? Questa è stata rimossa. Diciamo, di questo si serva la memoria di quel disegno del pavimento al piano di sotto. Ora ci saranno i monitor che appunto proietteranno queste immagini e quindi consentiranno di, diciamo, di interpretare questi segni. Ecco, qui forse si vede proprio nella ancora più sì, chiara naturale ma la cosa straordinaria erano queste parcelle, no? Queste parcelle per la coltivazione squadrate. La meraviglia dello scavo stratigrafico che rimuove il terreno non a trincee ma strato per strato, che restituisce la situazione come nel modo in cui era vissuta. È veramente un viaggio nella storia, purtroppo è un viaggio nella storia costruttivo, perché sotto questo c'è un'altra cosa, quindi non si fa altro che rimuovere strati di storia e documentarli per raccontare. Questa è la sensazione più antica che abbiamo trovato nel terzo secolo avanti ed è l'interpretazione dell'acqua. Ora facciamo. Per realizzare quelle mura aureliane da davanti, e quindi non è stata distrutta, è stata accuratamente smontata, quindi quello che resta anche lì fotografa un momento della storia. Beh,